quindi che annuncio alla fine della Santa Messa, prima del canto della Salve Regina, reciteremo la supplica alla Madonna di Pompei, che si recita dunque nella prima domenica di ottobre, insomma a quella più vicina alla festa della vittoria di Lepanto, che è domani, grande vittoria di Lepanto, vittoria sui turchi. E questa supplica dunque è in ringraziamento di questa vittoria, oramai anche in supplica per una futura vittoria che dovrà essere ancora più grande, solo già numericamente parlando, e non solo sull'Islam, ma su un'apostasia organizzata oramai a livello mondiale e che incarica e carica e svuota ogni religione per sempre più esplicitamente fare adorare Satana in persona. Perciò il momento di supplicare la Santa Vergine Maria affinché il suo cuore immacolato trionfi è molto importante, che trionfi in quel modo che voglia lei, fosse anche un castigo dal cielo, per esempio per il sinodo di Amazzonia, o allora per una loro meravigliosa, miracolosa conversione di tutti. Ma è il cielo che decide come agire. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia lodato Gesù Cristo. Questa 17ª domenica dopo Pentecoste, lo ricordiamo ogni anno, che sia anche alla nostra mente, che dobbiamo ricordarci o cercare un riferimento rapidamente a portata di mano, che è quello che fonda la definizione di quello che è la Chiesa Cattolica. Ebbene, ebbene, il passaggio dell'Epistola abbiamo appena letto: un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è sopra tutti, opera in tutti ed è in tutti, ed egli è benedetto nei secoli dei secoli, così sia. Ecco, un corpo solo, un spirito solo. E questo corpo solo e questo spirito solo è l'unico Dio trino, di cui la seconda persona ha appunto assunto un corpo umano vero, e non così creato dal nulla, ma tratto dal seno della Santa Vergine Maria. Perciò in tutto si è fatto uomo, tranne il peccato. E dunque questo unico Dio e unico corpo e unico Dio che opera in tutti e soprattutto è Gesù Cristo. E perciò la religione di questo uno corpo e uno spirito, di questo solo Signore soprattutto e in tutti, è la Chiesa fondata da Gesù Cristo. E come Lui è Dio e uomo, visibile ed invisibile, così anche la sua Chiesa. E siccome il grande argomento oggi è, quando si parla delle diverse religioni, l'argomento che fa la persona, anche di buon senso, dice: ma perché tante religioni? Mettiamoci d'accordo, infatti il Signore è solo uno. Ed è un verissimo argomento. Ma nella mente confusa, non stupida ma non istruita, l'idea che così abbiamo nella testa è: le religioni fatte sono dagli uomini, e siccome gli uomini hanno fatto delle religioni, poi si fanno anche guerre fra queste religioni. Ebbene, il Signore è solo uno, è giustissimo, mettiamoci tutti d'accordo, ma è un argomento di gran buon senso, che vale anche per tutto quello che si fa nella vita. Ma una qualsiasi realtà dove ci sono più iniziative, ciascuno fa per conto suo, sorge poi spontaneamente, giustissimamente, l'idea: ma insomma,
siamo tutti raccoglitori di funghi, ma mettiamoci insieme, organizziamoci e raccogliamo i funghi insieme. E così è molto vicino alla mente di dire ci sono i cattolici, ci sono i protestanti, ci sono i buddisti, ci sono gli animisti in Amazzonia. Insomma, il Signore è uno, mettiamoci d'accordo, mettiamoci tutti insieme per la pace nel mondo. Questo argomento è verissimo, è verissimo. La differenza è che poi quando uno dice sì, ma la mia religione è la vera, ecco, tu sei un egoista, tu non sei capace a rinunciare alle tue idee, ed è così che poi si finisce a farsi la guerra, perché ciascuno dice la mia è la vera religione. Come uscirne fuori da questo fatto? Ebbene, non ne usciamo fuori se non scende Dio dal cielo, però questo l'ha fatto. E ha preso questo uno solo corpo e ha detto io sono Dio. In me tutti si devono unire. E così ha fondato la sua religione. Ma cari fedeli, meno di questa dunque unica religione rivelata e questa unica chiesa fondata da Gesù Cristo, nella quale ci siamo già anche molto lungamente occupati, qualche domenica fa anche, quasi esageratamente lungamente. Ma oggi vogliamo vedere un altro aspetto per metterlo in pratica già nella circostanza di questo famoso sinodo d'Amazzonia. Vedete, il Vangelo di questo giorno ci dà un incredibile esempio come Gesù Cristo trattava, per così dire, i vari, oggi potremmo dire anche massoni, gnostici di turno. È scritto qui per metterlo alla prova. I farisei si avvicinano e gli chiedono: maestro, qual è il più grande comandamento della legge? Sappiamo bene che si aspettavano che lui avesse risposto: ebbene, devi adorare Dio, io sono Dio, dunque adoratemi. Benissimo, ti mettiamo in croce subito, non aspettiamo neanche più. Si dice, la Santa Scrittura, i commenti che dunque l'hanno fatto, questa domanda non è una domanda per sapere, ma un'espressione di odio e di invidia. E Gesù Cristo sa benissimo che loro sanno che lui è il figlio di Dio, altrimenti la domanda da tranello non l'avrebbero neanche posta. Dunque nella sua testa dice: io non ho neanche bisogno di dirvi che sono Dio, voi lo sapete. Il tranello che mi state ponendo è la prova che sapete che io sono figlio di Dio. Però vedete, voi siete pieni di odio e di invidia e avete una grandissima responsabilità, perché voi trascinerete fra poco tempo dietro di voi tutto il popolo eletto, che in buona fede penserà che dovrà urlare crucifiggilo. E dunque io non ho da insegnarvi che io sono Dio, lo sapete. Io ho da farvi capire il vostro odio e la vostra invidia, e perciò vi parlo del primo comandamento, che è quello di amare Dio, e il secondo comandamento di amare il prossimo. E con questo io vi insegno che voi dovete amarmi per un doppio motivo: intanto perché sono il vostro Dio, e poi anche sono il vostro prossimo, perché sono uomo. E con questo Gesù Cristo ci dà la grande lezione, vedete, della mansuetudine, della pazienza, della misericordia, della tutta umiltà, della mansuetudine, della longanimità, della sopportanza del loro odio e della loro invidia, sopportanza caritevole. Vedete,
questo atteggiamento come lo dobbiamo attuare noi nella circostanza, per esempio, del sinodo di Amazzonia, non prossimo venturo, che non solo oggi inizia, ma bisogna pur dire la radio, la televisione ha trasmesso una specie di cerimonia d'inizio il giorno di San Francesco nei giardini del Vaticano. Allora, lì, fra segni della croce e recita del Padre Nostro, si è detto che si prega insieme ed è stata anche fatta la preghiera appunto al Dio dell'acqua, della terra, del sole, degli elementi, il tutto sotto il vocabolo dell'ecologia, del creato, in una atmosfera, se la si vede da spettatore, che ha un aspetto grottesco e anche veramente ridicolo quando viene commentato alla cerimonia: adesso gli indigeni ballano e pregano la preghiera del remo, e poi si guarda e ogni secondo di questi indigeni è un bianco con jeans dipinte con strisce rosse le guance, di un grottesco, di un ridicolo sconcertante. Quale atteggiamento prendere? Jorge Bergoglio, che deve fare poi una locuzione che non fa e prega con voce stanca e flebile un Padre Nostro in spagnolo e se ne va, sale in macchina e va via, tutti rimangono. E davanti a una cerimonia di questo tipo, i vari cardinali presenti, certamente tutti felicissimi, contentissimi, come reagire in questo caso? Nutrire un odio, voler andare lì e scacciare via tutti dal giardino del Vaticano? È stato anche piantato lì un lercio, un albero, portato da Assisi, leccio, non lercio, perché lercio. Ebbene, vedete, all'aspetto di questa cosa uno sente quasi più compassione per l'aspetto umano, nel suo aspetto ridicolo e banale. Poi però uno si riprende la coscienza: no, io devo insorgere contro una cosa così. Questa è una invocazione animista, una religione del demonio. Allora uno dice: cosa devo fare? E uno deve rendersi conto: io nei giardini del Vaticano sono in mezzo a una religione animista. I forse meno animisti di tutti erano quei poveri tre o quattro veri indigeni che poi andavano verso Bergoglio, si inchinavano, facevano il segno della croce, gli chiedevano la benedizione e lui a fatica la data, anche no. Questi sono forse i meno animisti, quelli che sono veramente animisti, che non sanno, al quale il francescano con i capelli lunghi zozzi ha spiegato che tanto è tutta una stessa religione, e allora vado a chiedere anche al Papa la benedizione siccome è la stessa religione. Bravo, povero animista, che sei in buona fede, tu almeno. È un bel problema. La prima risposta è: qua io devo sapere chiaramente dove sono e che cosa ha luogo lì. Sono sì nei giardini del Vaticano, però non sono in una cerimonia né cattolica né organizzata dalla Chiesa cattolica.
io sono in mezzo a una cerimonia organizzata da quello che è la nuova religione mondialista, chiamiamola. Per capire, e adesso come atto l'atteggiamento di Gesù Cristo? Come faccio adesso io a essere il mansueto? Come faccio io adesso a essere il caritevole? Come faccio io adesso a atteggiarmi verso queste... Ah, verso chi vuoi atteggiarti? Prima domanda. Vuoi atteggiarti verso Bergoglio? Vuoi atteggiarti verso il cardinale 1, 2, 3 seduto lì in prima fila? Vuoi atteggiarti verso il francescano, quello con i bei capelli lunghi che ballava con... Vuoi atteggiarci verso quell'indigeno là? Devi prima capire con chi vuoi avere a che fare. Perché devi discernere se vuoi occuparti della persona o se vuoi occuparti di quello che ha avuto luogo. Se ti occupi della cerimonia in quanto tale, tu devi dire che è un gravissimo peccato, un insulto al primo comandamento di Dio, doppiamente grave perché non solo è animismo e praticamente idolatria, ma è la profanazione del Padre Nostro a questa idolatria, identificando. E allora lì il flagello di Gesù Cristo. Ah, grande sventola! E al contempo però, se poi le singole persone le hai davanti a te, un Jorge Bergoglio, ti rendi conto? Vieni qua, chiudi la porta, ti rendi conto cosa stai facendo? Non eri tu, non sei tu stato il 4 ottobre il più imbarazzato di tutti lì in quella festicciola nel Giardino Vaticano? Tu che sai che è una religione animista, osi parlare del creato? E osi benedire quegli oggetti? E osi pregare il Padre Nostro? Tu stai ingannando in pochi secondi un miliardo minimo di cattolici. Ti rendi conto? Perché forse anche non ti rendi conto. Vediamo un po' se hai veramente studiato in seminario, sì o no. Io posso parlare con te, Jorge, molto semplicemente perché ad ogni modo tu non sei neanche membro della Chiesa Cattolica. Figuriamoci se mi pongo la domanda se sei Papa o no, non si pone neanche la domanda, non sei neanche membro. Il pericolo, cari fedeli, è che nella nostra rabbia di questa apostasia, noi poi invece di combattere e smascherare non solo l'errore, ma anche di combattere e smascherare la nuova istituzione che è venuta a crearsi col Concilio Vaticano II. Non si è manifestato un eresiarca Paolo VI, un secondo Cardinal Martini, si è istituita una tutta nuova religione. Quella devo combattere. Anche adesso. E poi il singolo indigeno o no, me lo prendo di sparte e cerco di ragionare con lui. E così riesco a brandire il flagello come Gesù Cristo contro l'errore, la perversione e la profanazione del Tempio di Dio. E al contempo mantenere viva la fiamma della carità e della mansuetudine verso il singolo che ho davanti a me. Dobbiamo bene cogliere questo momento, se no rischiamo un grave errore che è, da un lato, lo zelo amaro, quello che poi nella sua rabbia si arrabbia, si sfoga contro tutto e contro tutti, e sfogandosi talmente contro le persone inizia anche a dimenticare la verità che vuole difendere. E questa è una realtà che è già in atto.
Come in tutte le eresie, anche nell'eresia primaria dell'arianesimo, appena l'arianesimo era ben compatto e poi condannato dal concilio di Nicea, la prima cosa che è successa, gli ariani fra di loro si sono fatti la guerra uno contro gli altri. Tu non sei cattolico, tu non sei cattolico, tu non sei cattolico. Tre partiti di non cattolici che si accusavano di essere non cattolici, ma eravate tutti e tre non cattolici. Il pericolo oggi, non tenendo più conto di questo unico Gesù Cristo e della sua unica religione da lui rivelata, si rischia, ed è già in atto, che adesso il Cardinal Sarah Müller Brandmüller di turno inizia a accusare Bergoglio se è un apostata, l'altro dice no, non è apostata, è solo eretico, e si iniziano uno all'altro adesso a ditare non sei cattolico, e non si rendo, senza rendersi conto che tutti e tre non sono già più cattolici. Ci sta pure di mezzo il tradizionalista che dice che quella è la Chiesa e chiede poi al cardinale Sara di turno devi uscire dal sistema. Quale sistema? Quello che sono anche io, ma che discorsi sono? Purtroppo la posizione della nuova fraternità San Pio X. Il tutto per un doppio sviamento, perdita della conoscenza della verità e poi perdita della imitazione di Gesù Cristo nella mansuetudine e nella carità verso il prossimo. E questo è, dobbiamo evitarlo, questo grave errore, cari miei fedeli, e perciò chiediamo alla Santa Vergine Maria di darci una viva carità per la verità che ci fa riconoscere dov'è la Chiesa di Gesù Cristo e dove non la è, e lì dove non è più la Chiesa di Gesù Cristo non andiamo a accusarle innanzitutto che non sono cattolici, ma cerchiamo di far loro presente, far loro capire che non sono neanche cattolici e che si convertono al cattolicesimo, al vero Dio. E allora potremo anche tenere, per quanto sia possibile, la serenità in questi tempi non facili. Ma richiede un grosso sforzo, cari fedeli, grosso sforzo di studio anche, di presa di coscienza delle verità rivelate, di qual è questa unica Chiesa fondata da Gesù Cristo e qual è invece l'errore dell'animismo per il quale il Cristo piangeva, non solo piangeva il Cristo, per il quale il Cristo ha detto Padre, mi vado a prendere io un corpo umano dal seno della Santa Vergine Maria e tutta quella offesa di coloro che invece di adorare te adorano la creatura, il creato, e anche per l'offesa di tutti i scismi e le eresie che si perderanno di vista te e me e la mia Chiesa, paradossalmente occupandosi di religione e di teologia, finiranno di odiare te e me e la mia Chiesa. Io mi prendo un corpo dal puro seno della Santa Vergine Maria e subito espio io nel mio corpo tutti questi peccati, oltre che i peccati personali di tutti, affinché, mandando loro lo Spirito Santo, si possano convertire e capire che innanzitutto hanno da venire da me. Perché devono capire che in me loro troveranno vera felicità. Perché io li associo a me e li faccio conoscere te, Padre. E poi loro scopriranno attraverso la fede qui sulla terra, che è la più grande felicità, essere nel tuo seno, Padre. Godere di essere tuoi figli. Godere di avere come madre la Santa Vergine Maria. E quando il loro pensiero, il loro affetto si sarà stabilito, radicato in questa realtà, perderanno quella frustrazione, quella amarezza, quella cattiveria, quella perdita di pace interiore. Inizieranno a essere forti, a combattere l'errore e a combattere Satana e i suoi emissari, come erano forti le galere a Lepanto, che combattevano violentemente senza odio. Ah, da questo siamo ancora molto lontani, cari fedeli. È una
chiedo alla Santa Vergine Maria di darci questo vero grande cuore cristiano cattolico che ama, crede, spera e anche combatte nella fede, nella speranza, nella carità. In nome del Padre, del Figlio, Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo.